Eccoci ragazzi, mamma mia, certo non sono abituato alla partita una volta alla settimana, cioè prima ti fanno abituare ogni 3 giorni e poi dopo la volta a settimana, va di astinenza, sto buttando già. Allora, andiamo subito a vedere questa conferenza, parla prima Marco Baroni, ha parlato prima, vabbè, Mazzari parla domani e comunque andiamoci a sentire Marco Baroni, comunque voi nel frattempo mettete like, e dai, mettete lo sto like, vedo pochi like, che è successo? Fa male il ditino? Comunque. Mettete like, iscrivetevi al canale, quella è una cosa che serve, anche per avere notifiche. Comunque sto preparando delle clip, degli short, così vi divertite un po' in queste lunghe pause. Comunque, e niente, poi dopo commentate pure, e condividete, è importante condividere. Comunque, bando alle ciance, andiamoci a sentire Marco Baroni, un nostro ex calciatore, famoso calciatore, con lui abbiamo vinto lo scudetto. Comunque, andiamo a sentire e poi dopo commento finale. Vai Marco, vai! Buongiorno mister. Buongiorno. Prima cosa che ti chiedo, possiamo quasi considerarlo come un nuovo inizio, considerando le tante operazioni che ci sono state, e ti chiedo anche come ti poni davanti al fattore tempo, che mi sembra possa essere un po' l'avversario, perché devi comunque amalgamare tanti volti nuovi in pochissimo tempo. Ma guarda, allora, intanto io comunque sto lavorando dall'inizio con dei ragazzi che sono qua e che quindi, anzi, io porto grande rispetto per questi ragazzi che comunque hanno sempre lavorato con entusiasmo, con partecipazione e quindi abbiamo cambiato molto, tantissimo, ma questo rientrava un po' nelle logiche che sapevamo e che abbiamo già detto e che è inutile rientrarci sopra. E come ho detto ieri ai ragazzi, non ho mai apprezzato gli allenatori che trovano nel tempo, abbiamo bisogno di tempo, abbiamo tempo nella vita, ma specialmente nel calcio non esiste, no? E quindi lo dobbiamo ottimizzare, lo dobbiamo bruciare, lo possiamo fare tutti insieme con i ragazzi, principalmente. E noi come staff nel cercare di velocemente fargli capire quello che è la nostra realtà. Però, ad esempio, per i ragazzi che sono arrivati l'altra settimana ho già avuto delle buone indicazioni perché c'è disponibilità. Ragazzi che hanno fame, che hanno giovani, che hanno voglia e che quindi hanno la testa aperta. E questo è quello che ci serve. Quanto conosci invece degli ultimi arrivati? Ti chiedo quanto sono adatti al calcio che hai in mente, da questo punto di vista. No, abbiamo preso qualche giocatore, secondo me ognuno di loro ha delle qualità intanto tanto per cominciare e adesso voglio veramente loro voglio conoscerli perché non li ho nemmeno visti ancora e quindi sì, li abbiamo visti i filmati, ma ripeto, è importante ora che già nella seduta del pomeriggio capiscono velocemente la realtà, il nostro calcio, il ritmo, la tensione, la pressione che c'è sul campo, il calcio che noi stiamo cercando di proporre, quindi molto, molto servirà la loro disponibilità. Matteo Fontana, Corriere di Verona. Sì, ciao mister. Ciao. Allora, più o meno ho anticipato già quello che volevo chiederti sul ragionamento sui nuovi, perché la settimana scorsa li hai lanciati pressoché tutti quelli che Sì. ti erano arrivati. Adesso li vedi per la prima volta questo pomeriggio, da quel che ci hai appena detto. Però ecco, da quel che hai potuto vedere dall'esterno, dai filmati che sono stati sottoposti, questi nuovi innesti, che cosa hanno da dare per il tuo Verona, Svidersky, Dmitrovic, Centons? Che idea ti sei fatto, ecco? Tanto sono ragazzi di prospettiva anche, ragazzi interessanti. E ripeto, è chiaro, entrare, arrivare, no, a metà stagione in un campionato così complicato, difficile, dove mancano poche partite, perché sono poche partite, quindi c'è veramente da accelerare tutto. In questo momento la cosa principale è ora dobbiamo fare della verifica anche sulla condizione fisica, perché comunque ecco perché magari anche inizialmente qualcuno verrà usato part-time. Ad esempio
Tijan Nosley è andato in campo perché abbiamo visto anche dai test che è un ragazzo che stava bene fisicamente, era acceso, un ragazzo che aveva sempre giocato, quindi anche in queste cose qui non tutti sono nello stesso allineamento e noi dobbiamo fare velocemente per allinearli. Sì, anche perché parlando della partita cioè si va a giocare con il Napoli, con il Verona di questi tempi, di questo... queste ultime settimane, direi mai qualche mese, ha dimostrato di essere sempre pimpante con le grandi, ne messe in difficoltà, già con la Juve, poi abbiamo visto con l'Inter, con la Roma, con le difficoltà che ci sono state, e siete sempre riusciti ad andare oltre, ecco, quindi sì. Sul campo del Napoli, tu sei anche un grande ex di quella squadra, che cosa chiedi in più? Al Verona naturalmente di fare i punti che contro quelle grandi non sono ancora arrivati. Assolutamente, questo è chiaro, noi abbiamo bisogno di punti, lo sappiamo, però dobbiamo partire dalla prestazione, sono stati complicati, difficili, dove c'è anche da confrontarsi con l'aspetto emotivo, non devi aver paura, devi andare subito a fare una partita, anche io uso questa parola anche se non mi piace, di coraggio, ma non è di coraggio, di personalità, di grande rispetto dell'avversario, di grandissimo rispetto, perché queste sono squadre che possono, basta una distrazione, basta una disattenzione che ti seccano, quindi devi essere attentissimo all'interno della prestazione, è lì che noi dobbiamo trovare nella compattezza, nella convinzione, nelle distanze, nell'aiuto, lì dentro dobbiamo trovare la prestazione oltre le righe, poi è chiaro, poi l'avversario deve lasciarci qualcosa per fare quello che vogliamo fare, il risultato. Tommaso Badia, Calcio Hellas. Mister, io volevo chiederti l'ultima volta, ci hai parlato, insomma, di, non è una domanda magari comodissima, però ci hai parlato di tradimento, cioè qualcuno può tradirmi ma io non tradirò i miei valori. Posso chiederti se ti sei sentito magari tradito, no, appunto, no, da qualcuno che magari in un certo momento ti ha detto resto qui per il Verona fino alla fine e poi magari invece non è più qui, ecco. No, allora forse mi sono espresso male, era un voler dire quanto sono importanti i valori che uno ha, non tanto guardare al tradimento di altri. Io, questo è un rispetto, no? Quando uno è forte nelle sue convinzioni, nei suoi valori, questo ti aiuta, perché come ho detto sempre, la vita non ci sono dei cartelli, no, direzionali che ti indicano dove andare. Quando hai preso una strada devi avere la convinzione, lì dentro viene fuori i tuoi valori, la tua storia, tutto quello che hai, la tua forza. E io volevo dire questo, non dire che sono stato tradito, anzi tutt'altro, era qualcosa che voleva esprimere, che qui in questo momento c'è grandissima convinzione, grandissima attenzione al lavoro e stiamo spingendo tutti nella stessa direzione, lo dobbiamo fare tutti insieme. Io spesso dico questa cosa, ma è perché ci credo veramente. Francesco Galvagni, Tutto Mercato Web. Ciao mister, ti volevo chiedere se ti preoccupa un po' la coperta corta dietro dei centrali in attesa dell'arrivo magari di Maolas. Guarda, noi abbiamo delle soluzioni, tanto per cominciare. È chiaro che sai, nel calcio c'è sempre l'imponderabile, ma noi in questo momento non guardiamo quello, guardiamo invece i ragazzi che sono con noi, e sono ragazzi che, ripeto, ci danno anche la possibilità. A volte ti faccio un esempio: Cabal, che è un ragazzo che sta crescendo, io sono convinto, io credo molto in questo ragazzo, vorrei che lui credesse quanto io credo in lui, e può anche ricoprire il ruolo da centrale, cioè è nato lì. Poi noi abbiamo visto, scoperto, è stato un bel piacere questa corsa che lui ha, e cerchiamo di sfruttarla nel modo giusto, e che secondo me con le sue potenzialità può darci una grande mano, specialmente con il doppio esterno come abbiamo adesso.
Hellas Verona Channel. Sì. Ciao mister. Ciao. Ti chiedo, parlavi prima di Noslin. Noslin, visto quel Frosinone, è partito da una posizione più centrale in attacco, poi si è spostato più sull'esterno. Sì. Ti chiedo se si potrà rivedere questa soluzione tattica già anche contro il Napoli. Sì, sì, a me è piaciuto moltissimo. Un ragazzo che ci ha subito colpito, perché avevamo già visto che lui ha giocato in tutte e tre le posizioni, no? Però ha grande esuberanza, movimento, ha mobilità, per me personifica un po' il calcio moderno, quello che io mi piace dei calciatori, e quindi ha copertura di campo in entrambe le fasi, quindi sicuramente è un giocatore che ci può dare una grande mano sull'esterno, ma io credo che anche lì, a me è piaciuta molto la sua partita. Per quanto riguarda il Napoli invece, Mazzarri sembra che stia cercando un po' l'assetto tattico giusto, però la qualità insomma della squadra partenopea non manca. Che Napoli dal punto di vista tattico ti aspetti domenica? Ma è chiaro, il Napoli è una squadra di grandi campioni, l'ha dimostrato lo scorso anno, ma io credo che stia facendo bene anche quest'anno, sono le difficoltà, poi non dobbiamo dimenticarci che a volte sono solo poche squadre che sanno ripetersi, quindi ci poteva stare un momento così, però il Napoli ha tutte le carte per riprendere la strada che quei calciatori, quei campioni, quell'organico può assolutamente fare, quindi ripeto, noi ora al di là del sistema di gioco che utilizzeranno, ma sappiamo che abbiamo di fronte una partita impegnativa, complicata, proprio per la qualità, la velocità di gioco che loro hanno. Ci occorrerà veramente una partita sotto tutti gli aspetti di grandissimo spessore. Chiudo con una domanda sui tifosi. Sì. Verona mancherà l'apporto al Maradona, però apporto che insomma tu hai sempre dimostrato che i tifosi vi fanno sentire, soprattutto la tua squadra, settimana dopo settimana. No, assolutamente, questo per noi è al di là appunto che nei valori che dicevo c'è anche sempre, no, il grande rispetto per questi ragazzi, per la nostra tifoseria, per tutta la città, e quindi sarà un'assenza per noi importante, però faremo di tutto per far vedere che questa squadra adesso veramente ha valori di compattezza, di unione, di determinazione, quello che poi piace alla nostra tifoseria. Ragazzi, ovviamente il Verona è molto cambiato, ci ha venduto tanti calciatori, di cui uno ce l'abbiamo pure noi, l'abbiamo preso. E comunque, però, queste nuove innesti sono giovani. Il giovane porta entusiasmo, voglia di farsi vedere, di farsi notare, e quindi vogliono mettersi in evidenza, e noi praticamente dobbiamo contrabbattere, però noi siamo in Napoli, però occhio, perché quando meno te l'aspetti, quando la partita sembra facile, c'è l'insidia, e quindi essere guardingo, bisogna stare lì, sempre sul chi va là, alto là, chi va là. Mai abbassare la guardia, mai arretrare. Vabbè, Mazzarri dovrebbe provare un modulo un po' più spinto, forse probabilmente il 4-3-3. Vabbè, ma voi sapete che questi numeri messi sul campo così sono più numeri da carta e penna, scrivila 4-3-3, 2-3, 2-3-3-3-1 e via dicendo. Però poi i calciatori di movimento che si muovono, poi c'è la fase diciamo di difesa, la fase d'attacco, e quindi questi calciatori si muovono, non è come il bigliardino che stanno lì sulla stecca, mi sembra evidente. E poi magari qualche calciatore va fuori ruolo, esatto, si interscambia con il compagno, a seconda dell'esigenza, a seconda del movimento, a seconda dell'avversario, magari trovi un avversario che è tenace, è forte, tu non riesci a contrastarlo, allora ti fai aiutare da un altro compagno, e quindi si creano, diciamo, le coppie di riaggressione, di rafforzamento, di contrasto. Un po' come è successo con Quara, no? Che la prima stagione, frasi per tutta la prima stagione, c'era solo uno sulla fascia che lo contrastava e veniva puntualmente saltato. Poi hanno capito, hanno cominciato a metterne due, qualcuno addirittura ne ha messi tre. Però bisogna approfittare quando succedono queste cose qua, perché se ne mettono tre, là vuol dire che due vengono fuori da altre zone, quindi in quell'altra zona ti devi far trovare pronto. E comunque non possiamo aspettarci certamente
tutte queste magagne da Mazzarri. Mazzarri è portato più a un gioco classico, diciamo, quindi non lo so se è capace di fare queste cose, ma lo spero per il nostro Napoli. Comunque, vabbè, a parte questo, dovrebbero rientrare pure parecchi i nostri calciatori. Simeone, che finisce la squalifica, chissà, è tornato in tempo e quindi ci sarà. È da vedere un po' la situazione Zielinski, che probabilmente, non lo so, forse è messo fuori anche dalla lista champion, ma non lo so. Comunque, non è che abbia brillato quando è entrato in campo, però magari al suo posto De Donghe, Den Docker, finalmente l'ho imparato questo nome, Den Docker. Oppure, non lo so, chi ci mettiamo? Demme pure è stato tirato fuori anche dalla lista Serie A, cioè non solo la Champions, ma pure dalla Serie A. Mi dispiace, questo ragazzo mi dispiace. Veramente. Con Gattuso era brillava questo ragazzo, mi sembrava il nuovo Jorginho. E poi invece, un poco Spalletti, un poco Garcia, un poco Mazzarri, mi dispiace. Lui che ha un nome che a noi ci riempie il cuore, Diego. Papà, anche se calabrese, ma amante di Maradona, e al figlio gli ha dato quel nome lì. Mi dispiace per Diego, Demme, ma che devo dire? Vabbè, comunque, a parte questo, Gaetano pure è andato, Zerbini è andato, l'ha visto pure giocare, l'abbiamo visto, con Monza, già la prima partita è entrata nel secondo tempo e già il ragazzo si è fatto notare. Comunque, Politano ha rinnovato. E poi cos'altro c'è da dire? Doveva arrivare in centrale Perez, mo arrivo là con l'anno, mo bene, mo stacca, e poi invece non si è fatto niente più. Vabbè, molti dicono che Østergaard è superiore, se non altro già ce l'abbiamo, e quindi è inutile prendere anche Perez, però io Perez lo vedo grintoso, e poi crea un muro di difesa proprio sui, che io lo vedo proprio, cioè i calciatori, gli avversari non passano quando c'è Perez, aveva questa cosa qua, poi non è velocissimo come Kim, però comunque vabbè, non viene, poi anche perché poi giustamente era un investimento di 18 milioni, 16 più 2, cose del genere così, però effettivamente il prossimo anno chi viene ad allenare il Napoli, che giocatori vuole, magari se qualcuno che se lo vuole scegliere lui calciatore, oppure magari essendo, diciamo, un calciomercato diverso da quello invernale, esatto, c'è più propensione a cedere calciatori perché i giochi sono fatti, e allora magari viene qualcuno anche di più forte, magari possiamo investire anche qualcosa in più, però viene un calciatore che lo ritiene al 100% valido per completare la rosa del Napoli. Comunque, vabbè, speranzosi, fiduciosi, e come fare? Siamo tifosi, no? Siamo tifosi, e allora tifiamo. Comunque, ci vediamo domani per Mazzarri, la conferenza di Mazzarri la fa domani, che è sabato, e poi domenica c'è la partita, ovviamente. E comunque, voi mettete il like nel frattempo, condividete, commentate, fatemi sapere qualcosa, iscrivetevi al canale, e forza Napoli, mi raccomando, forza Napoli sempre. Ciao, a domani, ciao.